cioccolato. Delizia per ogni palato, buono da spalmare, meraviglioso da bere, un piacere da mordere o da far sciogliere in bocca. La cioccolata è innanzitutto un vero e proprio concentrato di energia ed è vivamente consigliata per reintegrare prestazioni fisiche particolarmente dispendiose. Alcune sostanze, quali gli alcaloidi, agiscono direttamente e velocemente sul sistema nervoso centrale, quello cardiocircolatorio e respiratorio, stimolando persino il muscolo cardiaco e la broncodilatazione, con un'azione altamente diuretica. E dulcis in fundo? Il gusto dolce, rotondo, dal tono vellutato del cioccolato, che non ha riscontri in altri prodotti alimentari, svolge un effetto tonificante sull'umore, accentuando la sensazione di piacere e di forte emozione. Per bacco che bomba! Che bomba e soprattutto che buona! E allora diamo il buon pomeriggio, bentornato al nostro Mauro Mario Mariani. Ciao. Auguri Mario per il buon 2011. Grazie. Allora Mario, diciamo che la cioccolata non passa mai di moda. Assolutamente. Cioè, cose che vanno e vengono, la cioccolata c'è sempre. Anzi, va rilanciata se fosse mai caduta. No, anche la cravatta, no, vuol dire la cravatta colore della mamma di cioccolato. C'eravamo anche oggi nello la stesso fa, gioco. Certo. Allora, perché non il passa cioccolato? Mai? Non passa mai di moda perché ha un grande appeal sul nostro palato. È un gusto molto piacevole. Tanto che poi vedremo, fra le sostanze abbiamo anche scoperto proprio negli ultimi 10 anni il perché. Ma al di là di questo, il cioccolato può far tanto bene. Noi parliamo sempre di punteggio ORAC, no? Antiossidante, sì. Questo fatto di bloccare l'ossidazione da radicali liberi. E pensa che il cioccolato fondente, allora diamo delle certezze, dei consigli utili. Diciamo anche una cosa, perché immagino, quando si parla di cioccolata si pensano subito alle calorie. Esatto. Subito dice, ah no, tanta cioccolata, tante calorie, quindi no, allora, ecco. Allora, qui dobbiamo fare un assist assoluto ai nostri telespettatori. Oggi parleremo di cioccolata fondente, okay. Sopra il 70%. Non parliamo assolutamente di cioccolato al latte. Tutti gli studi che citeremo riguardano proprio il cioccolato fondente. Quindi al 70% in su. Ok, e quindi puro e di monopiantagione, cioccolata di qualità. Comunque se ne trova tanta anche a prezzi assolutamente contenuti. Ecco. Il discorso del cioccolato ha questo alto punteggio antiossidante e tante situazioni ne giovano. Una un po' particolare, si pensa che il cioccolato faccia venire brufoli, no? Invece non è assolutamente così per il cioccolato fondente, chiaro. Non confondiamolo sempre. Il cioccolato fondente addirittura aumenta il valore fotoprotettore della pelle, ci sono proprio degli studi. Quindi oggi, una funzione inversa proprio. Assolutamente, non c'è Beauty Farm, Massimiliano, oggi, che non ti faccia un massaggio benessere con il cioccolato, okay. È previsto nei loro elenchi. Perché tutto questo? Perché, ora lo vediamo dalla scheda, contiene tantissimi polifenoli. Ecco, andiamo a vedere quindi che cosa contiene il cioccolato. Aglia, oggi proprio paroloni, contiene metilxantina, serotonina e anandamide. Cos'è l'anandamide? L'anandamide è affascinante. Pensa, dal sanscrito significa felicità. E allora associ molto di quel senso di benessere, di piacere che ti dà il cioccolato al di là della serotonina e altre sostanze. Quindi un effetto che noi leggiamo antidepressivo è nel senso proprio, non mi piace quel termine, direi che migliora l'umore. Ok. Quindi ti dà proprio questa sensazione di piacevolezza, certo. L'anandamide. Allora abbiamo la mamma di Francesco, sì. Che voleva fare una domanda, prego. Sì, se chi soffre di emicrania può bere un bicchiere di vino ai pasti. Ecco. Allora, prego. Sì, no. Il vino rosso contiene così tanto quanto il cioccolato o la tiramina. Così però voglio ribadire l'importanza nel cibo prima di andare a prendere dei farmaci, perché anche le patate, anche i cavoli che in maniera eccezionale ieri hai trattato con il collega Vestita, anche queste sostanze, la tiramina, è contenuta in questi cibi. Quindi il medico deve essere il primo, prima di andare a fare una ricetta medica con un farmaco che antagonizza un sintomo, a capire eventuali scatenamenti di questi sintomi dall'alimentazione, cosa che raramente avviene. Quindi è importante, il bicchiere di vino rosso assolutamente no,
E oltremodo poi sia l'eccesso di vino rosso che provoca proprio confusione mentale, proprio per un impallo del fegato, ecco, che non riesce a gestire. E in ultimo, scusami, l'abuso che c'è, l'abbiamo fatto tante volte in passato, ne abbiamo parlato, di solfiti nel vino, che non sono più solfiti naturali che sono nell'uva, vengono aggiunti per mantenere... E quindi anche lì, ancora una volta, la scelta deve essere sempre accurata, di qualità, attenta, sempre di attenta, qualità, come ribadiamo sempre. Quindi il vino no. Guardando la scheda c'era scritto anche aiuta il fegato, perché? Il fegato, questo è un lavoro molto particolare e prestigioso fatto dall'Università di Barcellona lo scorso anno, che ha indicato proprio in un gruppo di pazienti che mangiava, pensa, 40 grammi di cioccolato al giorno, una tavoletta pari a 4 scacchi di questo, quindi 4 scacchi di questo al giorno, diminuiva nei pazienti con cirrosi, quindi una malattia importante del fegato, diminuiva il sanguinamento. Questo è stato visto proprio grazie al contenuto elevato di protoantocianidina. Quindi così, questo non è poco. Assolutamente. Io voglio lanciare oggi un messaggio ai ragazzi che penano sempre con queste merende che sono sempre molto discutibili, diciamo, dal punto di vista nutrizionale. C'è un'alternativa alla frutta, al nostro motto che è di mangiare frutta 5 volte al giorno assieme alla verdura, è proprio il cioccolato fondente, perché è una delle poche sostanze che mantiene assolutamente tutti i suoi antiossidanti. Ovviamente deve essere di qualità sopra il 70%. Come abbiamo detto prima, quindi ecco, la cioccolata, quella la potete portare a scuola, quella assolutamente è buona e fa bene. Qui abbiamo ancora la mamma, che voleva fare un'altra mamma che vuole fare una domanda. Se durante l'allattamento si può mangiare cioccolato? Ah, se durante l'allattamento si può mangiare cioccolato. Facciamo una merenda buona per il pargolo, latte e cioccolato. Allora, al di là delle battute, qui bisogna osservare bene il bambino, perché il cioccolato che si consiglia, quello del quale stiamo parlando, ha un sapore molto forte. Quindi bisogna vedere se è gradito al piccolo questo sapore forte, che sicuramente arriva nel latte, viene trasmesso. Però assolutamente non ci sono controindicazioni al di là del gusto sapore, perché vi rilancio, abbiamo parlato sempre dell'uva, delle prugne come un alto punteggio antiossidante. Il cioccolato fondente, ti do questa notizia, ha 6 volte il potere di un bicchiere di vino rosso antiossidante, ha 15 volte il potere delle prugne antiossidanti. Ecco, ma qua sempre quei 40 grammi 40, al giorno. Ecco, anche lì non bisogna andare oltre. Quindi 40 grammi, 40 abbiamo grammi. Fatto vedere, comunque sono 4 da prendere, non poche. O in un'unica somministrazione, oppure o due volte. E invece quando parliamo qua, e quando leggiamo anche sugli ingredienti, burro di cacao. Ecco, burro di cacao è ottimo. Fantastico. Ahimè, da Bruxelles giungono notizie come di fare l'aranciata senza arancia, di fare il cioccolato senza burro di cacao. E devo dire che l'Italia è un baluardo a difesa della qualità, riguardo, perché c'è una grande tradizione in Piemonte e anche in tutte le altre regioni. Ecco, diciamo cos'è il burro di cacao. Il burro di cacao è proprio il grasso buono contenuto nel cioccolato, nel cacao, che ha una caratteristica assoluta di aumentare l'HDL e di diminuire l'LDL. Perché magari uno legge burro, no, sospetta che sia una sostanza poco gradita. Invece assolutamente deve essere presente nella tavoletta che andiamo ad assumere come nutraceutico anche il burro di cacao. E questo è stato dimostrato in tantissimi studi in ambito vascolare, pubblicati su Circulation e altri giornali di prestigiosa qualità, il fatto che il cioccolato fondente abbia un'azione diretta nel migliorare le patologie vascolari. Ultima domanda, guardando questa immagine, che cosa significa secondo te, commentandola? Beh, oggi è... Happy birthday, ecco. Mr. Mariani. Happy birthday. Dovevo ricambiare comunque il pensiero carino che mi hai fatto lo scorso anno per i miei 32 anni. Quindi auguri, buon compleanno, sapendo che sei uno dei più grandi fan del grandissimo Renato Zero, è quello lì che ti fa gli auguri. Grazie. E allora ringraziamo ancora il nostro Mauro Mario Mariani, grazie per essere stato con noi. E allora adesso dalla cioccolata passiamo invece ad un altro argomento.
Gli auguri da tutto lo studio, che sicuramente fa bene il sollievo con un massaggio bello duro, uno shiatsu.